Marco, ci siamo naturalmente, voi siete qui al Gran Completo, questa Gran Fondo è un orgoglio per Faenza. Sì, diciamo che è la nostra Gran Fondo di casa, quindi ci teniamo particolarmente e l'importante è che i ragazzi si divertano e diventa che sia una bella manifestazione e che tutto vada bene. Barbara, questa è una Gran Fondo che tu conosci molto bene, come si fa a vincere la Gran Fondo Cassani? Buongiorno a tutti. Sì, è una bella manifestazione, poi oggi il tempo è fantastico, non c'è nemmeno tanto vento. Vincere la Gran Fondo è un po' di sacrificio per allenarsi, poi qui l'importante è stare all'inizio un po' davanti e dare il massimo. You claim this love that you never started, you once destroyed. Una Gran Fondo bellissima che passa in bellissimi territori romagnoli, una delle prime dell'anno, quindi vissuta con ancor più emozione e quindi la giornata è bella all'insegna dello sport, sempre dell'allegria. Vediamo che lei non è solo un ciclista ma è il sindaco di Bagno di Romagna, Bagno di Romagna che quest'anno ha deciso di fare un investimento importante in questo sport. Sì, quest'anno Bagno di Romagna riceverà il 17 maggio 2017 una tappa del Giro d'Italia, in tappa importante con 5 Gran Premi della Montagna. Ci stiamo organizzando per accogliere questo grande evento che inizia ad arrivare, siamo a distanza di 2 mesi, speriamo che sia veramente un evento di Romagna e che possa coagulare tutto l'entusiasmo verso il ciclismo che la Romagna e la Toscana sanno esprimere. Che meraviglia, una Gran Fondo che parte da questa piazza straordinaria e attraverso un territorio incantevole. Certo, territorio di Faenza, qua bellissima zona, gara che ho fatto l'anno scorso e mi è piaciuto tantissimo, in pochi chilometri troveremo tanta salita e ce ne sarà per tutti oggi, vedremo cosa viene fuori. Alberto, tu vieni da Solarolo, Solarolo dalla quale oggi pomeriggio partirà una gara per juniores organizzata dalla Gran Fondo Davide Cassani. Questo è lo spirito del ciclismo. Esatto, questo è quello veramente che questa attività collaterale per juniores è quello che serve al ciclismo, perché questo qui è puro divertimento per noi, deve essere un hobby. Invece oggi pomeriggio vediamo i nostri futuri corridori che poi vediamo in futuro alla Milano-Sanremo, nel ciclismo che conta, quindi ben vengono queste manifestazioni a supporto del ciclismo giovanile. Davide, alla Milano-Sanremo abbiamo visto il team Novo Nordisk, il tema del diabete è sempre più attuale, che cos'è Bici Cuore Diabete? Beh, Bici Cuore Diabete è un'associazione proprio che parla di diabete, di patologie come il diabete e del cuore, e l'impegno è quello proprio di fare attività sportiva come il ciclismo, che è molto salutare e comunque ti porta ad avere un bene psicofisico molto maggiore se praticamente non fai praticamente niente. Manuela, sei venuta da Roma per questa Gran Fondo, le tue emozioni alla vigilia della prima Davide Cassani? Devo dire, mi aveva affascinato molto guardare i video su YouTube e volevo venire a conoscerla, per cui è un piacere stare in questo contesto, tantissimi ciclisti, una cornice meravigliosa. Farò il corto, oggi mi ci metto sul corto, vediamo un po' come va e l'importante è sempre divertirsi. Davide Cassani, questa è la sua piazza, qui ci sono i suoi amici, questi ragazzi sono il futuro del ciclismo e oggi pomeriggio qui arriverà una gara per juniores. È una giornata dedicata al ciclismo, i più grandi che aiutano i più piccoli, ci saranno 180 juniores che partiranno da Solarolo alle 2:30 per arrivare qui alle 5. È una giornata di primavera e speriamo che sia una bella giornata di sport. L'inizio è molto promettente. Pochi istanti alla via della 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani, la Gran Fondo cara al commissario tecnico della Nazionale Professionisti, che rimane ben salda nei suoi principi stagione dopo stagione. La promozione e il sostentamento dell'attività
giovanile. Il comitato organizzatore è composto da due società ciclistiche che hanno come attività primaria l'allestimento di squadre giovanili e per rendere ben chiaro e visibile il concetto, nel pomeriggio della Gran Fondo amatoriale organizzano una gara juniores che vedrà al via 180 ragazzi. Faenz accoglie la Gran Fondo con il vestito buono, Piazza del Popolo addobbata a festa per il popolo delle due ruote e si è riempita di oltre 1500 maglie colorate. Un pensiero particolare oggi va al faentino Vito Ortelli, recentemente scomparso. Due percorsi tra cui scegliere: il medio di 85 km con 1414 metri di dislivello e il lungo di 128 km e 2630 metri di dislivello. Queste sono le strade dove si allena il commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani. A Modigliana la deviazione di due percorsi, quello lungo verso i colli Trebbio e Chioda per poi ricongiungersi con il percorso medio e proseguire con gli altri colli Casale, Monticino, Montalbano, Arrievo nella splendida Piazza del Popolo dove si trova il villaggio Expo della Gran Fondo. Abbiamo già visto le prime immagini della partenza, il gruppo che sta sfilando da Piazza del Popolo. La nostra onboard camera si trova oggi sulla bici di Marco Stradaioli del team Passion Faentina, che ci farà vivere la corsa da dentro il gruppo. Per quanto riguarda il percorso medio, lo scorso anno Stradaioli ha scortato la compagna di squadra Marika Tassinari, che ha vinto la prova femminile sul medio. Staremo a vedere qual è la strategia per la gara di oggi dei due ciclisti. Intanto con le immagini torniamo sul gruppo che sta sfilando all'interno dell'abitato di Faenza. Ricordiamo, la manifestazione porta il nome di Davide Cassani, una vita dedicata al ciclismo, ha iniziato sognando, poi pedalando, raccontando dai microfoni Rai ed ora insegna guidando la nazionale maggiore, quella dei professionisti. Cassani cura l'almanacco del ciclismo, la Bibbia del mondo delle due ruote agonistiche, e ha scritto due libri, quelli che pedalano e Pantani, un eroe tragico, insieme a Ivan Zazzaroni e Pier Bergonzi. Questa è l'attività del commissario tecnico della nazionale. Intanto con le immagini, i primi chilometri di gara del gruppo compatto degli oltre 1500 partecipanti a questa 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani, che ha preso il via da Faenza. Con la nostra camera lasciamo sfilare il gruppo multicolore. La nostra moto intanto si sofferma su Veronica Alessandri della Alici Pollini Galassia, che affronta la gara come al solito con un sorriso, per lei un momento di allenamento nel gruppo. Ancora con le immagini torniamo sulla bici di Marco Stradaioli, la onboard camera, e vediamo in soggettiva la divisione dei percorsi. Chi svolta a sinistra per il lungo va ad affrontare il Monte Trebbio, mentre i medio fondisti continueranno sulla stessa strada fino a Modigliana per poi scalare il Monte Casale. Ancora immagini dalla nostra onboard camera all'interno del gruppo dei partecipanti, una soggettiva importante per chi guarda le immagini di una manifestazione che non ha la possibilità di viverla dall'interno del gruppo. Questa è la divisione dei due percorsi di questa 23esima edizione del Gran Fondo Davide Cassani, e abbiamo già sottolineato il ricordo del compianto Vito Ortelli. E torniamo in gara di nuovo con la onboard camera di Stradaioli, che si trova nelle prime posizioni. Comincia la salita di Monte Casale o Monte Corno,
3 km di salita con pendenza media del 10%, a tratti del 12-13%. Il primo tratto, 1,5 km, è molto impegnativo, poi un breve falso piano e infine l'ultimo tratto nuovamente impegnativo con curve e tornanti. Intanto vediamo i ciclisti impegnati in un tratto impegnativo della manifestazione. Nel frattempo gli atleti impegnati sul lungo stanno affrontando la salita del Monte Trebbio, una salita mitica del ciclismo romagnolo. È una ascesa di 6,1 km con pendenza media del 6-7% ed un dislivello di 390 metri. I primi 3 km sono i più impegnativi con pendenza media del 9%, punte del 12% fino al 15%. Completato questo tratto, i ciclisti affronteranno 3 km di leggera salita e un solo strappo abbastanza impegnativo. Arrivati all'appasso, se la giornata è bella, si può godere di un panorama insuperabile sulla Valle del Montone. Ancora immagini sul gruppo impegnato in salita. Torniamo invece nella nostra onboard camera di Strada Joli, che ci dà la possibilità di vedere anche il numero di amici e appassionati che attendono il passaggio di questa gara lungo la salita. Torniamo sul percorso lungo, la Gran Fondo, e al chilometro 25 di gara troviamo in fuga solitaria Tommaso Elettrico del team CPS. Elettrico è uno degli atleti più attesi quest'oggi per quanto riguarda la parte agonistica della gara ed è partito addirittura da Matera per poter partecipare a questa gara, una manifestazione importante. Questa 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani. Tommaso Elettrico è uno dei ciclisti più quotati del mondo delle due ruote amatoriali, sicuramente non deve render conto a nessuno su ciò che è in grado di fare, ma comunque ho voluto essere presente a questa manifestazione. I più immediati inseguitori di Elettrico sono Busbani del team Copparo, Carlo Muraro del team Beraldo, Cristian Barchi della Cannondale Gobbi FSA e Mattia Fraternali della Mike MG KVS. Il brivido della discesa intanto vissuto dalla onboard camera di Marco Stradaioli e la sicurezza sempre garantita dalle staffette del team Progetto Scorta, che stanno naturalmente lavorando per la sicurezza dei ciclisti in gara. Nel frattempo Elettrico si trova all'inizio della salita del Monte Chioda. La salita presenta difficoltà media, pendenza media del 5%. I primi 5 km sono i più impegnativi con pendenza tra il 7 e il 10%, poi la strada si fa più dolce. Arrivati in cima al Monte Chioda abbiamo un lungo falso piano sul crinale di 1,5 km. Da questa posizione si può godere un panorama stupendo, lo sguardo si perde sull'orizzonte, a sinistra un gran colpo d'occhio sull'Alpe del San Benedetto. A destra invece, sulla linea quasi ininterrotta di dolci colline, lasciano intravedere la lontana pianura. Se la giornata è senza foschie, si può vedere il mare da Ravenna a Cesenatico. Questo è lo splendido scenario in cui si svolge questa 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani. La nostra moto ancora torna sui protagonisti della prova. Ricordo, per quel che riguarda la Gran Fondo, al comando il materano Tommaso Elettrico, che veste i colori della formazione campana CPS Fisciano, la formazione di patron Franco D'Aurea. È approdato quest'anno alla CPS Tommaso Elettrico ed ha già conquistato diversi successi. In un
drappello di inseguitori alle spalle della battistrada. Risaliamo e attenzione, perché in questo drappello, non lontano dalle posizioni di testa, si trova la brava Barbara Lancioni, che è la prima delle donne. Barbara inquadrata in questo momento, ha vinto la scorsa edizione della Gran Fondo e anche quest'anno si sta dimostrando imbattibile ed è già nelle prime posizioni per quel che riguarda la prova in rosa. Dunque una Barbara Lancioni lanciata verso il successo. Nel frattempo sul medio, con la onboard camera di Stradaioli che sta scortando Marika Tassinari, arriviamo a Brisighella, dove stiamo transitando di fronte alla splendida Rocca. Radio Corsa ci informa che in testa al medio si è creata una coppia costituita da Marco Spada e Giuseppe Corsello del Gianluca Faenza Team. Dunque due uomini al comando per quel che riguarda la medio fondo, Spada e Corsello della formazione Gianluca Faenza Team. Una splendida panoramica della nostra camera su un tornante e ci offre l'opportunità di vedere le strade di questa 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani, in cui ci sono molti appassionati che attendono l'arrivo dei ciclisti. Le splendide immagini del drone ci danno la testimonianza dello straordinario territorio in cui si svolge la manifestazione. Naturalmente la moltitudine di persone presenti lungo la salita per incitare amici, appassionati e tutti coloro che condividono la passione per il mondo delle due ruote amatoriali e magari anche qualche uscita domenicale. Ancora le immagini del drone con i calanchi che segnano la storia di queste colline, delle colline romagnole, mentre intanto il gruppo sta transitando verso la vetta di questa ascesa, al comando Spada e Corsello per quel che riguarda la medio fondo. Intanto si continua a scendere alle spalle dei ciclisti con la nostra camera. Abbiamo diverse camere in telecamere poste lungo il percorso per offrirvi le più belle immagini di questa 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani. Una nuova panoramica con il drone per andare a vedere i diversi gruppetti. Siamo nuovamente sul percorso della Gran Fondo col primo gruppo di inseguitori guidato dal ciclista marchigiano Gian Paolo Busbani, che veste i colori della formazione Cicli Copparo, la formazione di Ancona. Attenzione, perché nel frattempo in testa è Tommaso Elettrico, è stato raggiunto da Carlo Muraro del team Beraldo Biomin. Pertanto abbiamo due uomini al comando: Tommaso Elettrico, che abbiamo già più volte sottolineato, caratterizzato da subito questa Gran Fondo, che è stato raggiunto da Carlo Muraro del team Beraldo Biomin. Questi sono i due uomini al comando. La nostra telecamera indugia sul ciclista materano Tommaso Elettrico a guidare la coppia al comando, invece il portacolori della team Beraldo Biomin Muraro. Con la nostra sintesi andiamo alle fasi finali del medio. La onboard camera di Stradaioli, che sta scortando Marika Tassinari alla vittoria nella prova femminile. Davanti sono ormai imprendibili Spada e Corsello, dunque per loro una fuga per la vittoria. Scollinamento lungo il percorso della Gran Fondo per Elettrico e Muraro, che abbiamo visto in precedenza. Ora stanno transitando sul tappeto del rilevamento anche
i più immediati inseguitori. Ci prepariamo dunque a vivere il finale, la volata finale, una volata che sembra non aver storia per la conquista del successo nel medio fondo, ed è infatti Spada che precede il suo compagno di squadra Corsello, entrambi portacolori del team Gianluca Faenza, e va a conquistare questo importante successo. Occorre attendere oltre 4 minuti per l'arrivo del terzo classificato, che sarà il portacolori della formazione Frecce Rosse, e dunque un vantaggio importante per i due protagonisti assoluti. Poi il gruppo con Silver Lazzari che appunto riesce a spuntarla in volata, mentre intanto c'è da applaudire anche Marika Tassinari, che va a conquistare il successo femminile, va a bissare il successo dello scorso anno nella medio fondo, ben guidata da Marco Stradaioli. Chiudiamo con le immagini del successo di Marika Tassinari. Marco, splendida vittoria, che è innanzitutto una vittoria di squadra. Beh sì, cercata, voluta, e alla fine ce la siamo aggiudicata. Oggi Gianluca Faenza voleva che facessimo tutti il medio per cercarla di vincere. È andata bene, sarà contento, quindi forza Gianluca Faenza. Giuseppe, l'emozione di tagliare il traguardo in due nella piazza di Faenza. Ah, è stupendo, poi è stata una gran cavalcata, e Marco è andato forte, in salita faceva il passo lui e niente, siamo arrivati insieme, sono molto soddisfatto. Marika di nuovo sul gradino più alto del podio nella tua Faenza, che giornata! Che giornata, sì, la giornata è anche bella, dai, c'è un bel sole, il vento per fortuna non era troppo forte, il percorso è come sempre bellissimo, poi quest'anno alla fine come l'anno scorso, io essendo di Faenza lo conoscevo, quindi dai, un po' sono avvantaggiata. Ringrazio anche tutti i ragazzi della mia squadra che mi danno sempre una mano anche negli allenamenti, così nei giri, e niente. Con la nostra sintesi andiamo a vivere le fasi finali della 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani, la prova regina. I ciclisti si stanno misurando sui 128 km e 2630 metri della Gran Fondo. Siamo in località Modigliana al chilometro 65 di gara, e in questo gruppo troviamo Barbara Lancioni, che guida saldamente la prova al femminile. Barbara Lancioni anche nella scorsa stagione si era aggiudicata questo importante successo, aveva iscritto il suo nome nell'albo d'oro del Gran Fondo Davide Cassani. Marchigiana e protagonista delle ultime stagioni del ciclismo amatoriale, Barbara Lancioni è lanciata verso la conquista di questo ennesimo successo. Intanto la testa della corsa, la situazione è invariata, siamo al chilometro 84 di gara, i due battistrada stanno transitando dinanzi alla splendida rocca di Brisighella, sempre al comando il duo costituito da Muraro ed Elettrico, Tommaso Elettrico del team CPS e Carlo Muraro, questi sono i due uomini al comando. Ora è il portacolori della formazione team CPS a scandire il ritmo, alle spalle Carlo Muraro, portacolori della team Beraldo Biomin, questi i due uomini al comando. Stiamo entrando ormai nelle fasi finali di questa 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani. Poi nella seconda parte della giornata ci saranno i ciclisti juniores che daranno vita
alla manifestazione che è stata proprio inserita nel calendario di eventi collaterali di questa 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani. Abbiamo detto Davide Cassani, una vita dedicata al ciclismo, una vita dedicata allo sport, ha iniziato come tutti sognando il passaggio al professionismo. Dopo aver raggiunto questo ambito traguardo si è più volte distinto conquistando importanti successi, ma soprattutto diventando un uomo squadra anche per la nazionale di Alfredo Martini, poi pedalando e raccontando dai microfoni Rai le diverse gare dei professionisti. Ci siamo due uomini al comando che si disputeranno il successo in questa 23esima della Gran Fondo, edizione della Gran Fondo Davide Cassani. A guidare Tommaso Elettrico Materano, portacolori del team CPS, alle sue spalle Carlo Muraro, portacolori del team Berardo. Il triangolo rosso dell'ultimo chilometro, ma attenzione, c'è la rasoiata dalle spalle di Muraro, di Tommaso Elettrico, che poco dopo l'ultimo chilometro ha deciso di affondare, ha sorpreso Muraro con un allungo partendo alle sue spalle ed ora è lanciato verso la conquista del successo in questa 23esima edizione della Gran Fondo Davide Cassani. Dunque hanno lavorato in perfetta sintonia sino agli ultimi 1000 metri i due battistrada, Elettrico e Muraro, poi Tommaso Elettrico ha lanciato l'allungo finale, l'allungo decisivo all'ultimo chilometro. Muraro non ha avuto le energie pronte per rispondere all'allungo del ciclista materano, che ora è andato a conquistare l'ambito traguardo di Faenza. Al secondo posto Carlo Muraro, portacolori del team Berardo. Vittoria anche per Barbara Lancioni, che va così a bissare il successo ottenuto lo scorso anno in questa Gran Fondo Davide Cassani. Tommaso, una lunga trasferta da Matera come sempre, ma vincere qui in Piazza Faenza davanti al commissario tecnico della Nazionale non ha prezzo. Ma come ogni domenica ormai da anni, ci sono sempre queste lunghe trasferte per me che vengo da Matera. Però sempre motivato e voglioso di fare bene. Quest'oggi è andata veramente alla grande, correndo da solo ho pensato che fosse meglio attaccare sin da subito, rendere la corsa la più dura possibile, quindi sul trebbio ho già forzato i tempi. Sono rimasto prima da solo, poi ho aspettato Muraro, è stata una lunga cavalcata per onorare al meglio questa maglia, questo sponsor che comunque ha creduto veramente nella mia persona, e questo la dedico tutta a CPS e a patron Franco Daurio. Un secondo posto in una Gran Fondo che comunque ha un fascino straordinario. Che meraviglia pedalare qui a Faenza, arrivare in questa piazza. Sì, sì, qui è bellissimo. Ormai la faccio dal 2007 o 2008, penso. E qualche volta il percorso cambia, ma ha sempre il suo fascino. E il parco partenti è sempre di primo livello. E la prima corsa, possiamo dire, dura dell'inizio della stagione, quindi è bellissimo. Barbara, questa ormai è la tua Gran Fondo, questa è la tua piazza, che emozione vincere qui. Sì, è sempre un piacere vincere, ma soprattutto mi piace proprio l'atmosfera. Poi per la squadra è come correre in casa, perché comunque gli sponsor sono di qui e mi fa piacere far bella figura. Ringrazio i compagni e anche il gruppo che era con noi, perché sono stati veramente carini. E we'll be right back.
mi dedico oggi la vittoria perché ho fatto veramente tanta fatica, è stata veramente dura. Che zone queste? Non a caso sono le zone dove si allena il commissario tecnico della nazionale. Sì, infatti oggi è partito qui con noi e è stata una bella emozione e fa piacere perché comunque anche è sempre una bella soddisfazione.